Grazie Presidente. E questa delibera è un atto molto importante, afferma con forza la volontà di questa amministrazione di realizzare la metro D, che per chi non la conoscesse è la quarta linea della metropolitana di Roma, prevista anche dal piano regolatore. E, ahimè, l'iter di questa importante opera si è di fatto un pochino inceppato da ormai quasi 10 anni, quando fu avviata una proposta di project financing abbastanza articolata e sicuramente complessa e sicuramente da approfondire e rivedere. Però insomma pensiamo che sia giusto sia dal punto di vista amministrativo, perché si tratta nei fatti di un iter amministrativo ancora aperto e quindi che può anche esporre Roma Capitale a eventuali problemi qualora questo iter amministrativo non si chiudesse in un senso o in un altro. E infatti il nostro atto dice proprio questo: verificare se c'è ancora l'interesse pubblico in riferimento alla proposta che era stata fatta ormai 10 anni fa, anzi forse ancora di più, mi sembra la delibera di giunta fosse del 2007, se non vado errato. Quindi verificare se quella procedura avviata oltre 10 anni fa è ancora valida, oppure archiviarla e ovviamente avviarne una nuova, perché siamo tutti fermamente convinti che quest'opera si debba realizzare. Ci apprestiamo anche nei prossimi giorni a discutere in aula il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dove sicuramente abbiamo dato uno slancio importante alle infrastrutture su ferro, che sono fondamentali per riqualificare, per rilanciare la nostra città, per renderla competitiva, perché come mi piace sempre ribadire, quando parliamo di trasporto pubblico, di mobilità sostenibile, non è solamente una questione per appassionati di treni o trenini o per qualcuno che abbia il vezzo dell'ambientalismo, ma è fondamentale per rendere competitive e attrattive le città. Questo significa essere attrattivi per le imprese, essere attrattivi per i turisti, creare posti di lavoro, creare riqualificazione, aumentare i valori immobiliari. Quindi tutti aspetti sicuramente non secondari, ma altrettanto importanti, oltre a quelli dell'efficienza del trasporto pubblico. La metro D, poi, per entrare un pochino nel tema del specifico, è una metropolitana molto importante, innanzitutto perché era stata pensata più corta e quindi meno impattante rispetto alla metro C, quindi cercando in questo modo di ovviare agli impatti sicuramente importanti dei cantieri della metro C che stiamo ancora vivendo anche a poche centinaia di metri da qui. E soprattutto è una metropolitana molto importante perché offre un po' una funzione di distribuzione, diciamo così, dei flussi, un po' per chi chiaramente è stato all'estero e vede le metropolitane di Londra, dove sali e scendi da una metropolitana anche per brevi tratti, per brevi fermate. La metro D assolve proprio a questa importante funzione, cioè non è tanto una metro come può essere la metro A, dove dico parto da Anagnina e arrivo a Ottaviano, ma la metro D serve proprio a collegare le altre infrastrutture e a ridistribuire i flussi. Quindi è una metro in base agli studi dei carichi che erano stati fatti all'epoca, che in realtà porta tanti passeggeri a tutte le ore, proprio per questa funzione di distribuzione, di connessione con le università, con Roma 3, con la parte dell'Eur, con la parte di Trastevere, con un'area molto importante anche della nostra città che ad oggi è sprovvista di infrastrutture, penso a Piazza Fiume e via verso la parte nord-est della città. Quindi appunto un'opera importante. Il primo punto del dispositivo di questa delibera secondo me è particolarmente significativo, perché dice chiaramente che questa amministrazione, che Roma Capitale, ha ancora interesse a realizzare questa metropolitana, e poi appunto si cerca di avviare, o meglio riavviare, un percorso per poi cercare di arrivare a buon fine, o con la procedura che precedentemente era stata avviata o con una nuova. Devo dire veramente che su quest'atto c'è stato un grande lavoro, una grande collaborazione, ovviamente con l'assessore Meleo, con tutta la commissione, con Roma Metropolitane, con Roma Servizi per la Mobilità, con il Dipartimento Mobilità. Quindi insomma diciamo così, le basi ci sono tutte per fare un buon lavoro, e ovviamente poi, questo è importante, è bene ribadirlo, si tratta di un pezzetto del PUMS, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che andremo a discutere qui nelle prossime sedute, e che appunto getta da una visione completamente nuova e completamente diversa dalla nostra città. Si fa un'opera di pianificazione e progettazione con una visione da qua a 10 anni che probabilmente mancava. Grazie.